Al parco d'Abruzzo ho trovato di tutto, ho trovato neve, inondazioni nel Fucino, quindi invece di metterci per loro ce l'ho messo qua. E il lavoro che abbiamo fatto con gli scritti di Giorgio è stato un lavoro abbastanza difficile, complicato, perché come ho indicato, come abbiamo indicato nell'introduzione, partiamo da un corpus di 4.000 scritti, di cui 400 circa erano di carattere storico, di storia ambientale dell'ambiente, proprio di storia dell'ambientalismo, e da questi si trattava di tirare fuori, diciamo, i più significativi lungo i principali filoni di cui si è occupato Giorgio in questi ultimi 40, più di 40 anni, 45 anni sostanzialmente. In campo storico quantomeno, e appunto il contributo che Giorgio ha dato e che si ritrova in gran parte in questa antologia è su due fronti distinti, diciamo così. Uno è il fronte appunto della storia ambientale, dell'ambiente, vista da una prospettiva molto originale, molto specifica, che è quella della storia delle tecnologie sostanzialmente. È un po', diciamo, la specialità di Giorgio, nel senso che a partire dalla metà degli anni 60 Giorgio è stato uno dei primissimi ambientalisti italiani a uscire, diciamo così, cioè a non far più parte strettamente dell'ambientalismo che si occupava di natura selvaggia, diciamo così, di fauna, di flora, di aree protette, e a occuparsi invece dell'impatto sull'ambiente delle tecnologie, dei cicli produttivi. E questo con uno sguardo lunghissimo, uno sguardo che andava sulla scia, tra l'altro, degli studi di grandi maestri come Lewis Mumford, andava anche ai primordi dell'economia della civiltà umana moderna. L'altro grande filone è appunto quello della storia dell'ambientalismo. Giorgio ha scritto molto in questo campo, sia saggi brevi, articoli di giornale, e sempre più negli ultimi anni di bilancio e di testimonianza, ma anche saggi molto più impegnativi, e io uno di questi, che credo forse sia il contributo più importante che ha dato alla storia dell'ambientalismo, è questa breve storia della contestazione ecologica, che mi pare compaia per la prima volta alla fine degli anni Ottanta, poi ce ne sono state diverse altre versioni, che è un saggio piuttosto corposo, con una notevole bibliografia, e che, come già dice il titolo, Breve storia della contestazione ecologica, sottolinea due aspetti fondamentali, cioè diciamo ruota attorno a due aspetti fondamentali dell'ambientalismo, e cioè il fatto di essere legato a movimenti e il fatto di essere, come dice lui stesso, non parla dell'ambientalismo, parla dell'ecologia come una scienza sovversiva sostanzialmente. Quindi questo carattere di eversività della contestazione ecologica dell'ecologia, e quindi della contestazione ecologica rispetto ai modelli di sviluppo, al modello di sviluppo industriale e capitalista, e il carattere centrale nell'ambientalismo dei movimenti. Quindi questo è un taglio in qualche modo originale, perché molto militante, molto espresso da uno studioso che è anche un militante, è stato ed è tuttora un militante importante dell'ambientalismo italiano. Quindi arrivare a una sistemazione un po' e al rilancio di questo corpus di scritti, a un certo punto ci è sembrato veramente utile, un po' per mettere a disposizione uno strumento. Piero Bevilacqua, per esempio, che avevamo invitato, non è potuto essere qui perché ha una presentazione in contemporanea
proprio oggi a Roma, ha scritto Giorgio, che è uno strumento estremamente importante per lui, per i suoi studi, ma per chi si occupa di storia dell'ambientalismo in Italia. Katia ha già detto alcune cose che ho preso a metà perché sono arrivato tardi, ma mi pare molto importante, credo di poter andare nella stessa direzione. Cioè, questa antologia vuole essere uno strumento per chi studia, ma possa essere uno strumento anche per chi fa politica in campo ambientale. Un po' perché spiega alcuni processi, un po' perché salva la memoria di gruppi, di individui, di istituzioni che altrimenti corrono il rischio di essere veramente dimenticati. Non parlo per esempio di tanti soggetti su cui Giorgio ha scritto, faccio un esempio Lega Ambiente, ma per esempio c'è una vicenda che lo ha coinvolto e che a me ha molto colpito, perché insomma, è stata una vicenda effimera ma molto significativa, è la commissione d'inchiesta del Senato nel 71, mi pare, che costituì un momento istituzionalmente significativo, voluta da Fanfani, elaborò molto, uscirono tre volumi, accese un dibattito politico all'interno del Parlamento e tra le forze politiche, poi un po' si eclissò perché la grande spinta dei primi anni 70, già col 73, tese ad affievolirsi. Ma per esempio questo è uno dei tanti episodi importanti della storia delle politiche ambientali italiane che è necessario tenere presente. E quindi tutto questo serve sicuramente agli studiosi, serve sì, all'opinione pubblica colta a cui interessano i processi storici del nostro paese e mondiali nel corso del Novecento, ma credo che sia particolarmente utile ad avviare, perché ho l'impressione che non ci sia ancora molto, un dibattito italiano su due aspetti importanti dell'ambientalismo che sottendono tutti questi saggi, ma che finora non sono stati molto esplicitati. Due temi sono: uno, quello delle molteplici identità, dei molteplici filoni dell'ambientalismo. La breve storia della contestazione ecologica focalizza sui vari volti, non solo italiani, dell'ecologia politica, dell'ambientalismo, che qui come in tutto il mondo si sono intrecciati, si sono incrociati, ma spesso non si sono incontrati, e sarebbe bene riuscire appunto ad avviare un dibattito su questa molteplicità, su quali sono le differenze, quali sono i punti d'incontro, quali sono state le alleanze e le divaricazioni tra i vari modi di intendere la tutela ambientale e l'ecologia. L'altro, e qui mi pare di aver sentito Katia già accennare alla cosa, è un dibattito improcrastinabile e mi pare sul quale appunto sia stato fatto ancora poco, perché in Italia in particolare, perché in altri paesi non è così, noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un grave appannamento dell'ambientalismo in senso lato. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha una rappresentanza ambientalista nel Parlamento. Le associazioni non vivono di una vita particolarmente florida. Anche il dibattito, che è stato un dibattito fortissimo negli anni 70 e anni 80 sulla stampa, è un dibattito che non voglio dire quasi sparito, assolutamente, però insomma non ha più quell'ampiezza, quella freschezza che aveva. E io credo che su questo grosso problema che serpeggia in molte pagine, soprattutto più recenti di Giorgio, sia indispensabile avviare un dibattito, una ricerca
solida, forte. Però una cosa di questo genere si può fare solo, lo diceva Katia, mi pare, avendo un bel bagaglio di conoscenze su quello che è stato l'ambientalismo, sia a livello globale che a livello italiano. E quindi io penso che, niente, abbiamo fatto un buon lavoro con questo, con questa antologia, e speriamo di darle la diffusione che merita. Io vorrei ribadire formalmente la proposta che ho fatto prima, e cioè se, e qui lo dico a Pierpaolo, come Fondazione Micheletti, se noi proviamo con la collaborazione di tutti, tutte, a imbastirlo questo dibattito su Altro Novecento, la rivista della Fondazione, che è online, lo sapete, sulla parabola dell'ambientalismo italiano e anche sulle prospettive, naturalmente, ma anzitutto sulla parabola, perché con una discussione aperta, per esempio, io ricordo che un contributo molto discutibile, io anche l'ho discusso e mi ha pagato anche le conseguenze di Piero Bevilacqua sulla sensibilità ambientalista in Italia, dell'ambiente in Italia, un contributo di qualche anno fa che andava indietro all'Ottocento, insomma una cosa abbastanza sofisticata. Credo che un pezzetto di discussione che abbiamo fatto questa sera, che stava tentando Grazia, che tentava Mattioli, ma potremmo farlo coralmente e in modo approfondito, in maniera tale anche da cercare di dare una risposta sia agli studiosi e agli studiosi, ma anche a chi sta sul terreno, nella scuola, nei vari posti, a fare ambientalismo. Io la lancio proprio formalmente questa proposta, sempre con l'aiuto di Giorgio. Lancio un boomerang, perché sarai tu.